Scusi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, a questa angolatura di casa. Siamo con Giampiero e Papi. E cosa Ciao, facciamo oggi? Come vedete già nel titolo, facciamo le zeppole di San Giuseppe. con le uova fresche. Proprio fresche, guarda, dal supermercato, altro che fresche. Vabbè, comunque dobbiamo fare la crema e bastano quelle uova. Certo, se prendiamo le uova delle galline, tanto meglio. Viene tutto più buono, certo, perché queste non sono delle No, questo è solo di galline. struzzo. Cioè, Struzzo no, nano. dico, appena colte dalla gallina che le ha fatte. Vabbè, avete capito, ci siamo capiti, come faceva quel film La Ho Cortellesi. detto Mi sono tutto. capita io, mi sono capita io. Vabbè, niente, facciamo queste zeppole di San Giuseppe, però cotte in friggitrice ad aria. Prendiamo la ricetta, quindi ragazzi, nessuna ricetta ex nuovo, nessuna ricetta da segnarsi, perché la ricetta la stiamo prendendo da Benedetta Rossi, fatto in casa per voi, quella. Quindi, che dovrebbe essere una garanzia. E quindi, però, anche Ricetta se la ricetta... branda. Credo che questa ricetta invece della crema è puramente di Jean Pierre. Lui è Jean Pierre. Quindi, Noto chef pasticcere. Pasticcione, non pasticcione, pasticcere. infatti, che ci sta facendo la crema. Giampi, raccontaci come la stai facendo questa crema. Con le mani, un cucchiaio. Madonna. Un Cioè, cucchiaio. praticamente, no, va bene. Ci voglio... Questa è la crema densa. Da guarnire, oggi prepariamo la crema versione densa, quella per le guarnizioni di torte, dolci e in questo caso delle nostre carissime zeppole. Il dosaggio è 3 tuorli d'uovo, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di farina, mezzo litro di latte. Scusate qua il casino La che va bene. sequenza è, come vi state vedendo, colare bene tutto l'albume dell'uovo. Quindi si fa soltanto con i tuorli. Io Esatto. credo che sia una classica ricetta di crema, giusto? Cioè, penso che questa è una Certo. che fanno tutti. Però Non io l'ho tutti, fatta un quelli che paio di conoscono volte. questa ricetta e che hanno una buona resistenza ad olio di gomito. È vero? Certo. Ma scusa, ma perché non esce questo tuorlo? Perché Ah, tu ci hai fatto il praticamente... buco, è Sì. professionale! Cioè, io non faccio Lo so, tu così. fai il pasticcio. Non è vero, non succede mai il Sì, pasticcio! non Non hai mai succede rotto mai il tuorlo? il pasticcio! Non hai mai rotto il tuorlo? A tutte le mie fan. Non hai mai. Non hai mai No, rotto il no, non tuorlo l'ho mai mio? rotto il Allora, per tuorlo colare io. correttamente tutto l'albume dell'uovo, è Non è importante papi come tenerlo pensa? prima in perpendicolare. Non appena abbiamo la prima colata di albume, va un po' ruotato, in modo che all'interno il tuorlo Vuoi vedere che te ne si apro io gira. uno e te lo apro normale così faccio... Ma Vedi? è perché l'energia negativa della gelosia femminile mi ha fatto rotto, però come vede Va non si è avanti! rotto, non si è Va rotto. bene. A questo punto è importante sciacquarsi le Certo. mani. Allora, Cosa? quindi mo sta passando lo zucchero. Ok, sì, che poi anche la farina non si è bagnato, grazie. Allora, nel passare lo Farina. zucchero, Non sono sempre un così i miei cani, cucchiaio, eh? I nostri cani non sono sempre così buoni, fermi, no? perché è la mia presenza. Io sono l'uomo Il lupo, allora casino che devono sta sul divano, sopportare la il mia casino da volontà. tutte le parti, sta qua. Va bene, come sempre, nella mia casa è vissuta. Farlo a mo' di spolvero. Ora, lo Tutto di zucchero. Benedetta, tutto fatto in casa per voi, pur la pentola, raga, la friggitrice da... io sono Non proprio mi una confondete. fan. Lo zucchero può anche essere messo tutto assieme, mentre con gli ingredienti in serbo, come vedremo, Vai, va comi, fatto a comi di chilo a cucina. chilo. Ora sciogliere bene lo zucchero con l'albume delle tre uova. Nella crema Tutto. È importante nella crema chantilly? Questo è Jean... Jean Ah, Jean Pierre. Pilier. Jean Pilier. Scusa, questo è un altro tipo di tipologia di crema. Sì. Che Ok. quando si versa lo zucchero si deve sciogliere Lo completamente. zucchero Sì, nei tuorli. guardate come i tuorli stanno cominciando a diventare molto più liquidi e come c'è questa leggera differenza di colore. Allora sarà pronta quando sarà quasi omogeneo il colore. Deve sparire il tuorlo. Ok, allora qui abbiamo iniziato a fare la pasta asciutta, quindi sale,
sale, due pizzichi, 80 grammi di burro che facciamo sciogliere adesso in un pentolino e acqua 250. Iniziamo con questo, poi ci dobbiamo mettere la farina. Capito, papi? No, perché per fare il video, giustamente io, papi lo stava facendo, poi ho detto, ma è video, se no poi dicono, ah, tutti, hai messo i maschi a lavorare, e invece no, sono loro che si propongono. No, no, ma comunque qui è vero? Yes. Aspetta, già, okay, vai. Come dicevamo poc'anzi, che si deve sciogliere bene, per esempio, notate come colando le gocce non rimangono addensate sul fondo, ma si sciolgono, si spariscono subito. Okay. A questo punto, se vogliamo metterci un tocco di aroma, un sapore, che non so, noi abbiamo scelto la vaniglia, però c'è fragola, limone, quello che vogliamo. La crema, sì, cioccolato. Cioccolato. Tranne il limone, tranne gli agrumi, quando la boccia va grattata in cottura. Okay. È sufficiente un cucchiaino perché stiamo facendo la mezza dose. Okay. Nel frattempo papi sta facendo la pasta sciocca, bravo. Bravo papi. Grazie, grazie. Tra un poco fonderemo i colori e metteremo in forno la crema è... A me la crema al limone non mi piace. E anche al limone. Essenzialmente diciamo che va a stordire tutto il forte sapore dell'uovo. Adesso l'olio procediamo... di gomito di papi, lo vogliamo vedere? Papi è molto forte. Guardate che spalle che c'ha. Lo sai che papi è fortissimo, sì. E lui una volta si è aggrappato sul... ha fatto l'uomo ragno. Ha fatto l'uomo ragno, bravo, lo sai tu, è vero. Vediamo. Questo più così, più bella omogenea è papi, più lo mettiamo nella sac à poche e viene bella la pasta. Ah, pure quello nel sac à poche. Sì, anche ma quello. Allora da sbatto qua, deve essere quasi lì. Sì. Te è la farina. Sì, la farina. La farina 00, sempre abbiamo sempre i soliti 3 cucchiai. Amore, hai tanta fame, hai ragione, ora te la fa la pizza. Aspetta. La procedura della farina è importante metterla in un setaccio. Un cucchiaio alla volta. Ma non si fa in cottura. Cioè, vabbè, raga, io sono proprio. È la crema Jean Pilier. È tutta fatta da me. Jean Pilier, va bene. Dea, hai capito mamma? Questa è la crema Jean Pilier, è molto sana, quindi la possono mangiare pure i cani, bugie ragazzi. No. La farina va praticamente spolverata. Per far vedere. Sì. Perché deve essere impalpabile nella crema, onde evitare i grumi. Eh sì, certo. Bene, a questo punto mescoli. Ma guarda, le facciamo piccoline. Queste poi dovrebbero crescere, no? Però siccome ho una punta della sac à poche evidentemente molto piccola, mi sta venendo l'impasto piccolino, cioè sottile. Vabbè, vedremo dopo. Ok? Sì. Ecco qui le zeppoline, questa è la prima infornata. Beh, infornata, infrigiata, se possiamo usare questo termine. Carine, piccoline, delle bomboniere. Delle bomboniere. Allora, a che punto siamo allora, con la siamo crema? Quasi al punto finale. Abbiamo messo in cottura a fuoco molto lento e il segreto è girare sempre contemporaneamente. Ogni volta non fermarsi mai di girare. Sempre così la cottura diventa in maniera omogenea, o meglio la quagliatura. Ma sai che tu così, che l'hai messa dietro, ti stai a fare proprio le braccia? Sì, credo che bisogna fare questo. Ma potrei mettere anche qua, almeno sono più vicino. È troppo grande, è più piccolo, questo è anche grande, questo è proprio un fornello piccolo piccolo. Cioè ragazzi, qua anziché fare le zeppole, vabbè, faccio, stiamo facendo... Lo spritz. Lo jam spritz. Il jam spritz. Allora, per fare lo jam spritz ci vuole una bottiglia a mano. Ma ci messo poco di ghiaccio. Qua siamo passati ad aperitivo. Santero quello, eh. Amore, che sta facendo l'amorino di mamma? Sto mangiando la pizza margherita
di Needle. Ma e com'è? Wow. È buona? Sì. Wow, si vede dalla guanciotta. A me lo stai facendo di meno? Prosecco prima, prima prosecco. Mangiare lui, mamma fa. Che stronzo. Non si dice. È uno stronzo, no, non si dice. È uno... Ah, ecco. Vabbè, batto. Hai rotto la forchetta d'accia d'argento della nonna. No, la diciamo subito. Puh. Ecco fatto. Mi sa che è arrivato lo spritz, vero? Ancora no, alla forchetta okay. Sì. Alla forchetta. Abbiamo già giusto, con questo. Giusto. Ok, le zeppole sono finite, noi stiamo discutendo del c'è posta per te. No. queste sono le zeppole, ragazzi. Vabbè, le vogliamo assaggiare? Vogliamo vedere come sono? Certo. O no? Facciamo l'assaggio? Presentose. Sì. Buonasera. Questa è la sua. Perché la sua? No, ce la dividiamo, papi, non la voglio tutta intera. Allora non è più la tua, questa è la vostra. La Marina poi non la e questa parte. È la mia. No, questa è la mia, che vedi? Quale? Questa che sa già... Guarda, lì ha rifiutato la Marina. Ha rifiutato la Marina. Beh, diteci. Adesso assaggiamo. Papi, fai assaggiare pure. Dunque. La Marina era buona. La Marina era buona. Il resto? Bell'aspetto. Buono. Bell'aspetto. Però questa va mangiata salta in bocca, tutto così. Sì. Buono. Davvero? È infriggitrice ad aria, ragazzi. Non. Prego. Boh. Mangiala. Buona. La crema. La crema Jean Pellier. È andata così aggiudicata. Ah, e sì, per questa è quella addensata che è mangiata a solo è in sapore. Ne metto un po' avere un po' più di vaniglia oppure una scorza di limone. Ah, cioè la scorza di limone, cioè perché con la vaniglia. Ma siccome a noi non piace, e qui diciamo che con la zeppola. Non è sapore, però cosa è completa, è complementare alle essenze. Sia marina, fragolina, peschina, e tu che dici? O melina, non è buona. No, buone, mi piacciono perché infriggitrice ad aria non sono né che danno al di forno, cioè di mangiare un'altra. Sono delle fritte secche, io me ne mangio tutta la guantiera. Buona, io me ne mangerei un'altra. Brava la ricetta di Benedetta, mangia. Papà, vuoi un'altra? Vuoi dividerti un'altra? Posso? Perché fatta da noi diventa tutti perfetta. La ricetta di Benedetta fatta da noi diventa perfetta. Questa è ben cotta, questa non va bene tanto, un po' croccante. Ma quella è africana. Questa è l'ultima sfornata. Era bollente il fuoco. Era bollente la friggitrice ad aria. Vedi quella già? È vero? E si sente più croccante. Questa non è la prima. È morbida. Questa dovrebbe essere forse la prima. Non va bene lo stesso. Profumosa. Dai, fai un altro assaggio che chiudo il video. C'è anche qualcuno che vorrebbe anche provarla. Buona, vero già? Buonissima. Va bene, quindi noi vi possiamo salutare da questo video delle zeppole. Wand! Bevila acqua, Wand si dice qua. Buonasera. Scherzavo, si sciolgono in bocca praticamente. Perché lui vuole fare lo scoop, perché vuole che questo canale deve crescere e quindi sì, più sì. Scoop ci sono e più la gente lo dice, ma oh, guarda poi mi stava strozzando quella zeppola. Possibilmente ragazzi e ragazze cari telespettatori, nessuna scoop in testa, possibilmente scoop in video. Va bene, quindi niente, vi salutiamo da questo video delle zeppole. Anche le video delle zeppoline di San Giuseppe sono andate fatte. Promosse. Adesso facciamo la guantierina a Giampiero che se la porta. Ragazzi, non so se chi conosce altre ricette segnalatecele, provate. Soprattutto della crema Jean Pellier, quella crema Jean Pellier, provatela. Provatela e...
mandateci le recensioni, facci sapere, messaggiateci. Se qualcuno di voi ha altre ricette che noi possiamo modificare, scrivete, aspettiamo vostre notizie. Hai capito? E per rispondere alla nostra spettatrice Jacqueline, no, la crema chantilly non va bene per i dolci. Chi è? Perché la Jean Pillier non lo scoprì tutto! Ma dovrei pagare! Resettate, signori. Torniamo a... com'è che l'ho chiamata? Com'è che si chiamava la mia... Chiudi! Va bene, ragazzi, scherzavamo. Arrivederci, è stato un piacere. Ciao a tutti! Ciao!